Bianco e Nero sta tornando tra pochissimo. Francesca Fasolino Forcione, questa mezz'ora ce la dedichiamo. Assolutamente, non scappate. Non vi muovete, noi, no, noi siamo qua. Qui, restate. Restate, a tra poco. Francesca. Fasolino Forcione. 32 anni. Giornalista esperta in comunicazione istituzionale. Il mio bianco è la sensibilità. Sono un po' permalosa. Camminata veloce. Solo per i lupi, forza Avellino. Benvenuti ad una nuova puntata di Bianco e Nero. Secondo me sarà una bella puntata, anche molto emozionale. Ciao Francesca Fasolino Forgione. Ciao. Ciao. Doppio cognome, questa è già tutta quando una, sì, una vita è segnata. Cognome di mamma e di papà. Scelta così? Al momento è solo una scelta, diciamo, comunicativa da social. Mi auguro, okay, di poter presto ufficializzarla. In realtà un po' per pigrizia non l'ho fatto, perché comporta la registrazione alla prefettura, insomma, un po' un iter particolare, quindi anche in questo periodo di emergenza ho evitato, però per il momento sì, doppio cognome. Si potrà, no, si farà, non sì, è detto si che farà, non si, si farà. Allora Francesca, tu sei una collega, sei una giornalista pubblicista, sei un'editrice, da qualche anno collabori con una serie di uffici stampa di parlamentari. La domanda che facciamo sempre durante questa trasmissione all'inizio è: perché si resta in Irpinia? Si resta in Irpinia nel mio caso perché questa è la mia terra. Io ogni volta che mi capita di fare un giro in città, ad Avellino, piuttosto che nei paesi della provincia, sento proprio una parte di me che rivive. E credo che io non potevo nascere in una terra diversa dall'Irpinia. Che cosa c'hai di irpino? Ma sicuramente c'ho il legame alle tradizioni. E quella è una cosa che mi ha profondamente segnata fin da bambina, quindi il legame con le tradizioni, i sapori, i profumi. E la parte, diciamo, anche creativa che secondo me ha sempre caratterizzato la nostra provincia è un altro tema. Che io aggiungerei, anche se ti conosco poco, però l'aggiungerei, la testardaggine e la voglia di lottare, perché la tua storia, sì, che tra poco racconteremo, è fatta proprio di questo. Sì, cioè, no, ce l'hai la testardaggine irpina, i lupi che non mollano mai. È un po' retorico, però è vero, no? Sì, è vero, sì. È vero, ce l'abbiamo, sì, questa famosa resilienza di cui oggi si fa tanto abuso. Che ti ricordi dei tuoi 15 anni? Insomma, forse quello è stato un primo momento che ha segnato la tua vita. I miei 15 anni li ricordo al convitto nazionale dove, diciamo, ho avuto modo di fare elementari, medie, liceo, gli amici di sempre. Io ho amici dalla prima elementare che ancora oggi frequento. Bellissimo. Quindi dico sempre abbiamo quasi 25 anni insieme di amicizia. E poi ricordo sicuramente i primi problemi fisici a cui prima, insomma, iniziavi a fare cenno, che mi hanno abbastanza segnata già in quella fase, in quella fascia d'età. Perché tu a 15 anni scopri di avere l'endometriosi, diciamo che insomma sì, intorno a quell'età. No, allora ho iniziato a stare male a quell'età. E ho iniziato ad avere questi fortissimi dolori che erano imputati all'epoca a presunte coliche addominali, coliche renali. Addirittura una volta a scuola arrivo al 118 per questi fortissimi dolori. E purtroppo però io la diagnosi l'ho avuta soltanto 10 anni dopo, perché all'epoca
nessuno mi aveva indirizzato verso una malattia di natura ginecologica e nonostante io facessi dei controlli e tutto, la malattia, l'endometriosi si nasconde, subdola, quindi richiede un controllo, una visita in centri specializzati e io non lo sapevo e ho avuto insomma questa diagnosi soltanto quasi 10 anni dopo. Mi rendo conto, ascoltando quello che mi dici, che dai 15 ai 25 anni tu già avevi questi problemi di salute che sì. Ci hai raccontato e quindi come ti sentivi? Ti sentivi anche perché poi il tema della tra virgolette, molto virgolette, della disabilità è un tema anche centrale della tua vita. Certo. E poi tra poco racconteremo le tante iniziative di cui sei protagonista. E come si sentiva? Che pensava quella ragazza? Quella ragazza all'epoca pensava di essere lei il problema, perché andavamo dai medici, andavamo al pronto soccorso, andavamo ovunque, mi diceva roba, forse stress, forse stanchezza, e l'ansia e la preoccupazione, ma in realtà io non avevo l'ansia, non avevo preoccupazioni, non ero una adolescente nettamente felice e quindi insomma mi sono sentita sicuramente io il problema, pensando ho una soglia del dolore troppo bassa, soffrire con le mestruazioni è normale. Poi ho capito che no, soffrire con le mestruazioni non è assolutamente normale ed è un messaggio sbagliato quello che insomma mi è stato e ci viene dato da donne, intendo. E già parlare di una malattia come l'endometriosi è un tabù che tu hai rotto, continui a rompere attraverso la tua pagina Facebook, una serie di iniziative che fai. È una malattia molto molto invasiva, molto... Sì. Che ti complica la vita, che non ti fa vivere. Sì, la complica tantissimo. Diciamo che innanzitutto di endometriosi ne soffre una donna su 10, quindi è molto più diffusa di quanto se ne parli e di quanto si conosca. È una malattia, come dicevo prima, subdola ed è una malattia che determina un'invisibilità, una disabilità invisibile. Nel senso che tu di fatto hai a tutti gli effetti uno stato di disabilità. Che in alcuni casi può essere circoscritto nel tempo, nella maggior parte dei casi invece no, si perdura durante tutte le giornate, però la malattia non la vedi, ma in realtà lei c'è, è dentro di te e va avanti. In passato si pensava che fosse solo una malattia limitata esclusivamente agli organi pelvici, in realtà no, è una patologia che si comporta come un tumore benigno, quindi fuoriesce anche dalla sua sede naturale che è quella pelvica, quindi ovaie, tube, utero e quant'altro, e va all'esterno colpendo tutti gli altri organi, arriva agli ureteri, arriva ai nervi, arriva al fegato e ai polmoni, cioè insomma è molto all'intestino, quindi può determinare poi in questi casi dei danni molto spesso purtroppo irreversibili. Allora, la vita di tutti noi è fatta di date e di momenti. E nel febbraio del 2017, sì. Se non erro, tu ti sottoponi all'ennesima operazione, sì. La quarta, se non erro. No, febbraio 2017 è stata la seconda. Ah, la seconda. La seconda. E che succede in questo febbraio del 2017? Diciamo che c'è stata una sorta di complicazione durante quell'intervento, per cui io ho iniziato ad avere dei problemi a catena, diciamo così, c'è stata una sorta di effetto domino. Non riuscivi neanche più a camminare? No. Dopo un mese da quell'intervento ho iniziato a non camminare più perché non sentivo più la gamba destra e avevo perso completamente le funzioni, diciamo, della parte vesciche di intestino. E ho iniziato a fare uso di autocateterismo perché non avevo perso ogni tipologia di stimolo. Da lì è iniziata un lungo cammino con una serie di accertamenti molto spesso invasivi, ricorso a farmaci importanti come la morfina, l'ossicodone, i neurolettici, insomma. E poi ho usato le stampelle laddove non era possibile camminare, la sedia a rotelle, perché purtroppo diciamo, si era verificata questa problematica neurologica
e che mi ha tenuto per più di 4 anni in uno stato di estrema difficoltà. Allora, diciamo che però si apre uno spiraglio di luce con il professore Roberto Arcioni, Arcioni dell'ospedale Sant'Andrea di Roma e ti brillano gli occhi. A me la cosa che mi dispiace di questa intervista è che voi non potete vedere, ma poi vi utilizzeremo le foto di Francesca, il suo bellissimo sorriso. Perché insomma quando tu parli con Francesca, la guardi, a parte che è bella e va bene, non è questo che conta, ma c'ha questo sorriso contagioso, tutte le tue, non posso usare un termine brutto perché siamo in televisione, e i tuoi pensieri stupidi svaniscono di fronte alla forza di questa piccola grande donna bionica. Perché poi se abbiamo sui giornali, no, che mi hai fatto un mandato, sta donna bionica, perché sei una donna bionica? Sono una donna bionica perché... professore Roberto Arcioni, sì, che è il mio secondo angelo, diciamo, mi ha impiantato un neuromodulatore midollare sacrale. Quindi parliamo di un apparecchio che viene impiantato sotto pelle, che è collegato alla colonna vertebrale, quindi comunica con il sistema nervoso centrale e dice al cervello, lo inganna, gli dice inganna non provare cervello. Il dolore, senti nemmeno sostanzialmente. Prende in giro il cervello. Esatto, sì. E tu, diciamo, prima sentivi 100 tra sedie a rotelle, stambelle, non riuscivi a camminare, ora sei a un 50. A un 50, diciamo. Che ho limitato grazie a questo impianto, sicuramente è stato un intervento di ultima generazione, è stato anche un intervento sperimentale al quale ci si arriva dopo aver provato di tutto e di più. Quindi, cioè, è stato anche un punto, penso, per la medicina, no? Un punto di riferimento la tua storia. Sì. Io sono la seconda in Europa ad aver impiantato questo neuromodulatore specifico. Perché, seconda in Europa? Sì. La prima persona prima di me, una settimana prima, nel 2020 a Madrid. Io sono stata la seconda proprio in Europa, la prima in Italia. E la domanda è come si vive con un oggettino del genere impiantato? Allora, adesso confesso una cosa che penso non aver mai detto. Io il mese prima, quando dopo ho fatto ulteriori nuove visite, perché ho girato tutta l'Italia per avere la conferma che quella era la mia strada, e quando mi hanno detto sì, non hai alternative, devi provare questo o resterai in sedia a rotelle, allora a quel punto io ho iniziato a sognare ogni notte come sarebbe stata la mia vita con questo aggeggio sotto alla pelle, che poi parliamo di una sorta di piccolo telefonino con una batteria, viene impiantato sotto pelle, ecco, più o meno dove? Nella tasca della natica. E quindi io da lì ho iniziato a fare ogni notte questo sogno e mi svegliavo ogni mattina per un mese tutta sudata e con la cosa che mi iniziava a toccare dicendo no ok, sono ancora non bionica. E io ero spaventatissima. In realtà l'intervento non è un intervento facile, è un intervento che si fa da svegli, in cui devi collaborare, vengono mandati impulsi elettrici continui. A me è stato durato 6 ore, quindi è stato veramente un intervento molto provante. Però anche, diciamo, la ripresa successiva non è stata una passeggiata, ci è voluto più di un mese e mezzo per poter capire. Ricordando che c'era anche il Covid poi, no? Perché l'hai fatto luglio del 2020. E quello viene fatto in due step, un primo step in cui tu porti l'apparecchio esterno perché è un apparecchio di prova e poi se funziona, visto anche che ha un costo importante per la sanità, viene impiantato sotto pelle quello definitivo. E io ricordo ancora il giorno in cui ho impiantato quello definitivo che ero emozionata, cioè mi era passata tutta quell'ansia che io avevo caricato. Sì. E dicevo, vabbè, se è quello, se è così, ma può servire, ben venga. Lo faccio. E da lì ho iniziato ad accettarlo, ecco. È una parte, io l'ho definito in passato, una parte di anima artificiale, nel senso che è proprio diventato parte della mia anima, è un pezzo di metallo che fa parte di me e io lo carico ogni sera con una piastra. Ah, tu lo carichi? Sì, una piastra wifi, perché questi di ultima generazione hanno una serie di benefici. E come la carichi? Scusa, si applica la piastra dove è impiantato il neuromodulatore. Okay. È come il cellulare di ultima generazione, la stessa identica cosa, resta sotto pelle, io applico la piastra sopra al punto in cui è impiantato e si carica tutta la...
Chi ti accompagnava in questi lunghi viaggi della speranza? Allora, mia madre, sempre lei c'è sempre stata, sempre, senza di lei, e poi i miei nonni. Allora, tua mamma è qui con noi, ma è anche qui. Essere la mamma di Francesca è stata fino ad oggi un'esperienza fantastica. Purtroppo gli ultimi anni sono evoluti in un certo modo, però io di questi anni porto con me la consapevolezza dell'importanza di quella che oggi, così per moda, viene definita resilienza, ma altro non è che la possibilità di diventare una persona migliore, anche attraverso le difficoltà ed il dolore. Ed io con te, Francesca, sono diventata una persona migliore. Grazie. Mi volete far piangere? Sono... Io, mi fa piacere che lei abbia detto che è diventata una persona migliore con me, ma sicuramente è lei che ha reso migliore me, perché senza il suo esempio, senza la forza che l'ha contraddistinta fin da quando eravamo piccole, lei ci ha insegnato la forza, la bellezza d'animo, la nobiltà, la bellezza dell'essere persone per bene e la sensibilità. E quindi senza di lei sono io che non sarei stata la persona migliore che lei dice che io sia. Scusate il gioco di parole. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco per la seconda parte. Seconda parte di Bianco e Nero, siamo sempre con Francesca Fasolino Forcione, abbiamo cambiato un po' scenario qui al Parco Santo Spirito Manganelli, è bello questo parco. È bellissimo, parco, bello, molto. Sempre le cose belle della nostra città che forse andrebbero valorizzate. Io vengo qui a riflettere quando... Sì. È vero, guarda, io non lo sapevo e ti ho invitato qua a fare l'intervista. Vieni a riflettere? Vero, sì, non te l'avevo detto. Sì, vengo a riflettere qua, è vero. Vieni pure a fare le foto, perché mi hai detto che ti piace fare foto. Sì, mi piace fare le foto, da una passione che coltivo da più di 15 anni. Mm. Purtroppo negli ultimi anni le varie vicissitudini hanno impedito di fare... di praticare bene questo hobby, però uno dei miei hobby insieme a quello di fare le pizze e le torte. Esatto. Hai senza visto? Glutine prevalentemente, senza glutine, però sì. Non so che sei la specialista delle pizze e delle torte, indovina un po' chi me l'ha detto, poi tra poco lo scopriamo chi me l'ha detto. Senti, per concludere il discorso che stavamo facendo prima, ti voglio fare due domande importanti. Allora, la prima, tu hai fatto una pagina Facebook, oltre alla tua pagina social nella quale tu lanci sempre messaggi di speranza, nonostante a volte anche di grande difficoltà, di grande solitudine, la parola speranza è proprio il punto cardine della tua vita, hai fatto questa pagina Vivere con il neuromodulatore. Che racconti su questa pagina? Allora, in quella pagina ho iniziato a raccontare, ho fatto il countdown, così suol dire, pre-intervento, e poi ho raccontato tutta l'esperienza, perché molte persone non sanno di questa pratica, tra virgolette, di questa possibilità, perché è una possibilità tra tante. E quindi ho pensato che in un momento in cui si sta iniziando a parlare sempre più spesso di questa pratica, fosse il caso di raccontare la mia esperienza, magari per dare coraggio, perché se io avessi avuto il coraggio lo avrei fatto prima quell'intervento, no? Invece molto spesso l'ho rimandato per paura, e quindi ho deciso di fare una pagina in cui con fotografie, appunto, perché anche con qualche video, sì, perché due linguaggi sostanzialmente utilizzo, la scrittura e la fotografia, e ho deciso di raccontare questo percorso, e devo dire la verità, tante persone hanno trovato il coraggio. Tante persone hanno trovato il coraggio di cominciare questo percorso, quindi vedi, è stata anche, questo è l'uso bello dei social, esatto. Questo è veramente un uso come dovrebbe essere. Che cos'è invece, ho studiato, ora trovo la domanda che ti volevo fare, Team Italy? Allora, il Team Italy è un gruppo, un movimento, non organizzato in un'associazione, ma un movimento spontaneo di donne che è stato portato in Italia 9 anni fa da Lina Migliore, e questo movimento organizza l'edizione italiana della Marcia Mondiale per l'Endometriosi. Che si fa a Roma? Che si fa a Roma, si fa in 60 paesi del mondo lo stesso giorno, e naturalmente nelle capitali, noi lo facciamo a Roma, e organizziamo questa camminata pacifica
con due obiettivi. Il primo è informare e sensibilizzare sulla patologia e dall'altra parte sollecitare un po' le istituzioni affinché ci diano finalmente delle risposte, perché purtroppo, nonostante la patologia sia molto invalidante, non ha tanti riconoscimenti da parte dello Stato, quindi occorre... Che tipo di risposte occorrerebbero? Sicuramente delle maggiori tutele dal punto di vista lavorativo, perché tante donne con l'endometriosi perdono il lavoro, subiscono mobbing nei luoghi di lavoro. Servirebbe un maggiore contributo da parte del Servizio Sanitario Nazionale, perché il Servizio Sanitario Nazionale copre soltanto se c'è una determinata stadiazione e soltanto alcuni esami. Tante donne sono costrette a prendere la pillola ogni mese, sostenere un costo importante, costo che molto spesso non ci si può permettere perché i dolori sono tali da non consentirti di lavorare. Per questo lo Stato dovrebbe avere una maggiore attenzione. D'altronde l'endometriosi non è riconosciuta come malattia invalidante. Nonostante non è riconosciuta, nonostante lo sia. Ma sia anche nei nuovi livelli essenziali. Quindi è fondamentale che ci sia una maggiore attenzione, perché non è vero che è una patologia rara, ma è una patologia ampiamente diffusa. Più di 3 milioni di donne solo in Italia ne soffrono. Chi è che ogni tanto ti strappa un sorriso quando sei a casa? I cani. Qualche essere umano, diciamo, che lo sì. fa? La mamma e Alfredo, che è il marito di mamma. Mamma mia, che mi tocca fa, Francesca! Senti, sei una grande rompiscatole. Ecco. Questo tu lo sai, eh? Però, comunque, sei number one. Brava Francesca, il nostro vulcano biondo. Basta anche la mamma, questo vulcano biondo. E allora abbiamo fatto due sorprese. Sì. Poi da uno come Alfredo, che insomma è... È un vulcano, è un vulcano da anche lui, anche però credere. Come tutti, come alcuni uomini, ha difficoltà forse troppo a esporre. Cioè, secondo me già è tanto, sì. no? Che ti ha fatto questo messaggio, sì. L'ho apprezzato molto, perché insomma a volte non è facile. No, anche io ho apprezzato tantissimo. Riuscire a esporsi, a non essere anche... banali, sai, perché si rischia di cadere. Invece lui è stato simpatico, il nostro Alfredo Picariello. Allora mi ha mandato delle foto. Allora è incredibile, c'è questa foto in cui sei sulla sedia a rotelle, vabbè, tutto sempre bellissimo, elegantissimo, e sorridi. Come facevi a trovare il sorriso? Cioè, pensando sempre, vabbè, io ce la devo fare, trovo una strada. Sì, io ce la devo fare. È come quando sono andata a fare l'ultimo esame all'università col catetere, il tubo che usciva fuori dal jeans, una scena terribile. Perché... Sei andata a fare l'ultimo esame. Sì, l'ultimo esame all'università, ero stata dimessa da 2 giorni e ricordo il professore che mi disse: ma lei non mi ha mandato il certificato perché avevo chiesto di scivolare di un giorno. E alzai questo catetere, sì. 400 persone dietro, disse: ha bisogno ancora del certificato. E la voglia di andare avanti e la necessità a bere o affogare, no? Quello che dicevamo prima. E anche qui stavi arrabbiata, qua stavi con le stambelline, ma no. Stavi questa foto qua, no, è stata fatta quando è stata rilasciata l'intervista con le Iene. Ah, e stavano okay. A casa mia, ed era proprio 2 giorni prima che venisse dichiarato lo stato d'emergenza. Ah, era il 29 perfetto. Gennaio 2020. E stavamo lì che stavamo raccontando l'endometriosi e quindi mi hanno scattato questa foto, che però è molto simbolica. Allora, qua è la tua amica scatoletta, sì. Che queste sono le prove quando la tenevi la parte esterna, esterna, sì, quindi sì. Prima di impiantarla. Prima dell'impianto, sì. E questa con la maglia... Del Team Italy, perché appunto io faccio parte insieme a Giovanna, Patrizia e Chiara di questo movimento e organizziamo la marcia. Purtroppo sono 3 anni che la facciamo sui social, anche quest'anno. Però c'è il rispetto della normativa, ma anche il rispetto della salute delle donne innanzitutto. L'importante è non abbassare mai la guardia e non abbassare mai l'attenzione. Assolutamente. Qua sei con mamma, dietro sì. C'è la sedia a rotelle. Dove stavate? Alla laurea di mia sorella. Che... Tua sorella sì. Marta, che vive in Australia. In Australia, sì. Come mai poi lei ha lasciato tutto e si è andata in Australia? Esterofila, a differenza mia, il bianco e il nero proprio esatto. In questo caso. Lei è proprio l'opposto mio, ha una tendenza a non avere il legame con la terra d'origine, a differenza mia, quindi ha preferito fare questa esperienza e ormai sono 2 anni che è lì. Che fa? Lei è psicologa e sta, diciamo...
lavorando un po' nel settore e poi sta perfezionando l'inglese. E allora qua era il giorno della tua laurea, sei laureata, sì, in giurisprudenza, sì, avevi la stampellina, sì, come stavi, insomma, che momento era? Anche lì, allora, quello è stato sicuramente, possiamo dire, nella top 5 dei miei giorni più belli proprio in generale nella vita. E tra l'altro io, nonostante la stampella, la scarpa col tacco rigorosamente, perché il giorno della laurea non si poteva andare diversamente, ed è stato il momento più emozionante, perché quando ho sentito, ho visto la commissione, ho sentito anche poi il voto finale, è stata un'emozione, il traguardo dopo tanta fatica. Tanta fatica già normalmente ce ne vuole, sì, per te era triplicata, diciamo, quindi triplicata è riduttivo, 4, 5, 10 volte in più. Il giorno più bello. Mi hai mandato un paio di foto che hai un po' il microfono in mano, perché, sì, appunto, ricordando che sei anche giornalista, Giffoni con Cantone, varie foto di, sì, Giffoni, è stata una bella Giffoni esperienza. Giffoni è stata una delle esperienze più importanti che mi hanno permesso di crescere lavorativamente e professionalmente. Diciamo anche che io ho iniziato a fare la giornalista al liceo, quindi ragazzina, quando scrivevo gli articoli per il liceo per il giornale del liceo. E un ruolo fondamentale nella mia vita sicuramente l'ho avuto appunto Alfredo, che mi ha guidato e mi ha tenuta per mano in questi insegnandomi tanto di questa professione. E poi sì, la passione è andata avanti, e Giffoni è stata una delle esperienze più importanti, perché è stato un contesto internazionale, certo, ho avuto modo di conoscere tantissime persone. Ed è stata, è tuttora una vera palestra di vita, perché io ci sono sempre col cuore, anche se da qualche anno non ci partecipo più. Altra grande passione sono i cani. Sì, lo dicevo prima. In particolare due cani, ricordami i nomi. Allora, il maschietto si chiama Slash, sì, ed è lui mi ha cercata, sì, lui è entrato nel giardino Slash di casa. Slash è lui? Sì, lui è venuto, okay, e l'altra invece è Duna, è la neo arrivata, ed è un cane corso. Avevate avuto un lutto vero e proprio di altri, sì, due cani che erano morti, sì, lo scorso anno, sì, lo scorso anno, però quando poi si amano i cani non ne riesce a fare. Sì, sono all'inizio morte, dici no, non ce la faccio, non mi voglio più affezionare. È stata, sono morti tutti, diciamo, nel giro di 3 mesi. Ed è stato, ecco, un vuoto all'improvviso, no? Anche la razza, un cane, sono cani corso, quindi sono anche molto grandi, sì, per cui è stato un vuoto enorme, anche per mamma Alfredo, e quindi a un certo punto abbiamo detto basta, dobbiamo prenderne una, ed è arrivata quest'altro vulcano nero, lei è vulcano nero e vulcano bianco. Qui sei con i genitori di mia mamma e io, i miei nonni, ed eravamo a Grado, che è stata una delle mete più importanti anche della mia vita, perché i genitori di mamma, nonostante siano irpini, vivono in Friuli. Ah, benissimo. Perché per lavoro si sono, diciamo, spostati. Sì. E noi andavamo sempre a trovarli lì d'estate, stavamo lì al mare con loro, e loro sono stati come dei genitori per me. E sono, prima li hai nominati, sono tuttora, quando hai detto mi hanno accompagnato in, sì, tante tappe della mia vita. Invece lui credo sia lui il mio padre. Tuo papà, sì. Che rapporto, sì, hai con il tuo papà? Guarda, diciamo che negli ultimi mesi ci siamo ritrovati dopo periodi di alti e bassi, e adesso anche lui è un guerriero, stiamo combattendo una battaglia sua, battaglia anche, e io lo supporto a tutti gli effetti, e sicuramente anche grazie a papà io ho scoperto la sensibilità, perché mio padre è molto, diciamo, molto sensibile, quindi è anche un lato che mi ha trasmesso, e questo, diciamo, che è stato importante recuperare il rapporto dopo tanto tempo, soprattutto perché poi ti rendi conto che le cose, il tempo corre, sfugge. Non bisogna mai lasciare andare troppe cose. No. L'ultima foto è la più bella e poi ci avviamo alle conclusioni. Tu bambina, questa tavola con tutti i prodotti anni 80-90, sì, Nesquik con Flex, bellissima. Questo era il primo giorno delle elementari. La colazione del primo giorno delle elementari. Bellissima. Perché l'hai scelta? Perché poi è sempre suggestiva ricordare come eravamo da bambine. Ma sai, l'ho scelta perché è sempre stata la foto simbolo di tutte le cose che poi ho fatto nella mia vita, nel senso che
ricordare quel momento, cioè incorniciarlo, sì, mi ha portato ad incorniciare tanti altri momenti. Sì. Per esempio, io prima di ogni esame all'università facevo la stessa identica cena. Una cosa un po' particolare, una cosa scaramantica, però in realtà sì, sono delle, mi ha insegnato dei piccoli gesti, e quindi l'ho sempre vista come una me che si proiettava poi nelle varie fasi della tua vita. Quindi sicuramente A microfoni spenti mi hai detto che c'hai un obiettivo, vabbè, uno dei tanti, perché tu sei un vulcano e quindi immagino che ce ne avrai tanti. Vuoi sfruttare tra virgolette la tua laurea in giurisprudenza e tentare il corso in magistratura? Un corso in magistratura, sì. Quindi chissà, ti auguriamo di vederti, di vedere te magistrato tra qualche anno. La nostra trasmissione si chiude sempre con una domanda marzulliana. Tu hanno tutti in crisi, ma non credo che sia il tuo caso. Speriamo. Tornando indietro, cosa rifaresti e cosa non rifaresti, scusami, cosa non rifaresti e cosa vuoi invece ancora fare nella tua vita? No, invece guarda, mette difficoltà. Allora, io in realtà, forse sarò banale, però ti dico, io rifarei tutto, perché è solo grazie a questo tutto che sono la persona che è oggi. Che cosa voglio fare in futuro? È più facile dirti che cosa non voglio fare in futuro. Che cosa cioè, non vuoi fare? Sicuramente ho deciso di tenere fuori dalla mia vita le situazioni poco trasparenti, poco limpide, l'ambiguità. Ho fatto Cernita. Perché il dolore, la sofferenza non solo ti cambiano nel tuo modo di essere, ma anche nel tuo modo di stare con gli altri. E siccome tante volte, purtroppo, in questo periodo, in questi anni di sofferenza, ci sono stati grossi momenti di vuoto di tante persone alle quali avevo tanto dato, io continuo a donare perché è fondamentale, però lo faccio, diciamo, ha un cerchio un po' più chiuso. Come ti vedi come donna in futuro, da ora a 10 anni? Che donna immagini di essere? Ma guarda, sicuramente mi immagino di essere in continuo movimento. Cioè io ho difficoltà a dirti già domani mattina come... Io sono una che vulcano, si muove con la testa. Vulcano è vulcano. Quindi non preferisco essere che immaginarmi. Qui e ora. Sì. Grazie davvero a Francesca Fasolino Forcione per questa intervista, grazie per quello grazie che a te, veramente. Mi hai donato e grazie per quello che hai donato a chi ci ascolta. Mi hai emozionato, guarda, moltissimo. Grazie a Emma Bonagure e ad Alessio Bonazzi, meno male che abbiamo finito. Ci vediamo alla prossima puntata di Bianco e Nero. Ciao. Ciao.